Ciao ragazze, questo sarà il video dei top 2016. Il video è in collaborazione con The Serenina, a cui mando un bacio. Bene, iniziamo subito perché, come sempre, questo è uno dei video più lunghi di tutto l'anno. Partiamo dai prodotti con i quali ho applicato di più il make-up. Quest'anno è stato l'anno delle spugnette, che siano Blender, le Real Techniques, ho usato quella di Puro Bio, un po' distrutta dai gatti, le mini beauty blender, classiche, quelle gialle, oppure, le ultime, le nuove arrivate, queste di Real Techniques. Io mi sono trovata divinamente con tutte queste spugnette e altri utensili, che mi hanno fatto applicare il make-up benissimo sono stati loro, i fake di Real Techniques della linea, Bold Metal. Di questi farò un video a parte, ma comunque adesso ne ho due a caso. Ne ho quattro e mi sono trovata divinamente, ho usato praticamente sempre loro per il make-up. Ah, mi sono dimenticata di citarvi loro, i pennelli a spazzola. Io ho praticamente tutto il set, ma obiettivamente le grandezze più utili sono più o meno queste. Ecco, quella proprio più grande l'ho usata un paio di volte. E, li trovo comunque eccezionali per i fondotinta un po' più pastosi. Qui sopra alle volte ci applico una goccia di olio e mi va a sfumare tantissimo proprio il fondotinta, quindi questo mi sento comunque di consigliarlo, magari acquistato nella sua, come pezzo singolo, ecco. Allora, per quanto riguarda i fondotinta ne ho una marea perché io non trovo pace con i fondotinta. Vi dico che una riconferma degli ultimi anni è lui, il Rimmel Lasting Finish 25 ore, che non so chi è che tiene il fondotinta per 25 ore. Comunque, questo fondotinta è straordinario per la mia tipologia di pelle, una pelle molto molto secca. Questo è fantastico, secondo me è l'unico fondotinta che non mi evidenzia la pelle secca, quindi questo è ripromosso e lo continuo a utilizzare ed è un mio punto fermo nel make-up. Altro fondotinta che ho riusato e che anzi adesso devo comprare perché è finito è il fondotinta di Bourjois Lithi Mix Serum. Io lo adoro perché è molto molto leggero, però ha una bassissima coprenza, ve lo devo dire. Ho usato tantissimo i fondotinta di Bourjois e ve li faccio vedere perché, se mi seguite, li avrete visto sicuramente nei video. La CC Cream 123 Perfect di Bourjois è il fondotinta della stessa linea. Mi sono trovata divinamente con tutte e tre. Questo ovviamente ha una coprenza molto molto leggera perché è una CC cream. Il fondotinta, questo è un po' più specifico per una pelle che tende a essere un po' più mista. Mi sono comunque trovata molto molto bene e eventualmente quando ho una zona, una pelle del viso un po' più secca, basta che aggiungerci un po' di olio di Omia e risolvo la questione. Un altro fondotinta che per me è stata una riconferma è il classico Face and Body di MAC. Questo è straordinario. Io lo applico generalmente con le mani perché mi dà proprio una cremosità differente e comunque lo adoro quando voglio qualcosa di sottile e delicato ma allo stesso tempo luminoso. E l'ultimo fondo, questo non potevo non inserirlo, è il Fit Me di Maybelline. Io ho la versione classica, ma ho anche la versione dewy e smooth. Per una pelle da normale a secca, io le adoro, adoro il Fit Me perché anche qui è molto specifico, secondo me, per una pelle che tende a essere un po' secca, quindi straconsigliato. Poi andiamo avanti. Ah, primer, due, anche qui agli antipodi, due primer completamente agli antipodi.
il primer per pelle secca di Puro Bio, fantastico. Questo è il secondo flacone che compro, lo utilizzo proprio per dare una marcia in più al fondotinta e per appunto sfumare meglio il fondotinta, far sì che la pelle non si secchi troppo. Quindi con questo riesco a usare anche fondotinta un pochino più asciutti, passatemi il termine. E invece il mio classico primer, proprio siliconico, resta sempre lui, il classico Primed and Poreless di Too Faced, che di anno in anno si riconferma il top di questa categoria, secondo me. Poi un altro prodottino che devo inserire per forza è la Strobe di MAC. Questa è una cremina energizzante, illuminante, fantastica. La uso per anche qui illuminare un pochino di più il fondotinta e allo stesso tempo idratare la pelle. È bellissimo questo prodotto. Se vi capita di passare da MAC, provatelo. Mi ero dimenticata di aggiungere uno dei miei prodotti best-seller dell'anno. Questo è il CC Cushion di Tony Moly. È un fondotinta versione cushion fantastico. Io lo adoro perché mi va a idratare la pelle e nello stesso tempo me la va a illuminare. E questo fa parte proprio di una linea super illuminante, quindi è perfetto secondo me per la pelle secca. Questo lo ricomprerò assolutissimamente. Categoria correttori, ne ho una caterva perché anche qui non trovo pace con questi prodotti. Ne ho provati davvero tantissimi quest'anno, quindi vi dico i miei preferiti. Mi piacciono davvero tanto le matite correttori di Puro Bio. Io le ho praticamente tutte, tranne la verde e la viola. Adesso ho queste tre in mano. Comunque, mi piacciono tantissimo perché sono idratanti, si fissano bene, non vanno nelle rughette di espressione. E adesso hanno fatto anche le formulazioni correttive che sono comunque molto molto buone. La versione, il matitone aranciato, non va a correggere totalmente le mie occhiaie, le mie venuzze verdi, ma comunque lo utilizzo tantissimo come supporto in più per altri correttori. Quindi io questi mi sento proprio di promuoverli perché li ricomprerò sicuramente. Un altro prodotto che ho usato tantissimo è il correttore della linea Sublime di Puro Bio. Anche questi molto molto idratanti, ho due tonalità, una un po' più estiva, una un po' più invernale, le ho usate tantissimo. Sono molto molto pigmentate e ne basta pochissimo. Poi non posso non nominare loro, i Radiant Creamy Concealer di NARS. L'anno scorso avevo Vanilla, quest'anno ho acquistato Medium One Custard. No, l'altro è Vanilla, quest'altro invece è Custard. Correttori molto pigmentati, ne basta pochissimo, altrimenti mi segnano un po' il contorno occhi, quindi sono da modulare molto molto bene. Così come è da modulare molto bene, ma ultimamente l'ho riscoperto, quindi sto continuando a riusarlo, è il Pro Longwear di MAC. Attualmente è quello che più mi segna meno il contorno occhi ed ha un'ottima, un'ottima coprenza. Ne uso davvero proprio una gocciolina microscopica. Ho capito come schiacciare bene il dispenser, quindi non ne spreco affatto e lo adoro. Così come ho usato tanto anche i Pro Conceal di LA Girl. Io ho usato tantissimo la tonalità, questa qui, Light Ivory, l'altra, Porcelain, è un po' troppo chiara. E pur avendo beccato Light Ivory un po' difettato perché mi esce molto molto olio, devo dire che li ho usati tantissimo, molto coprenti e non mi seccano per niente il contorno occhi. Come correttore particolarmente aranciato ho usato il Nabla, ho usato il 2.0. Devo dire che è un correttore che va anche qui dosato, altrimenti mi si inserisce un po' nelle rughette di espressione, quindi lo applico proprio in quantità minime, esattamente lì dove mi serve. Però comunque mi sento di consigliarlo. Come cipria, l'unica cipria che
praticamente anche qui faccio sempre affidamento di anno in anno, è la Too Faced Prime and Poreless. Questa per quanto riguarda le cipre siliconiche, perché poi ho usato tantissimo la cipria di Puro Bio, che però non mi è piaciuta, quella della linea Sublime no, ce l'avevo, quindi l'ho usata, ma poi ho usato tantissimo la cipria di Liquid Flora, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video dei preferiti, che adesso non so, ah eccola, ce l'ho qui, la Liquid Flora cipria minerale compatta della linea Skin Defense. È una cipria molto molto sottile, che non va a appesantire la grana della pelle e va a minimizzare proprio i pori dilatati, ed è fantastica anche perché comunque è certificata bio. Prodotti viso in generale, terre, blush, bronzer e quant'altro. Allora, quest'anno ho usato tantissimo i fard di una collezione limitata da Kiko e li ho praticamente tutti. Sono dei fard in crema e li uso sempre come base per il fard. E questi sono facilmente sfumabili, li ho adorati perché appunto sia da soli ma anche in combinato con i fard in polvere mi fanno durare appunto il fard tantissimo. Ma devo dire che altri prodotti che ho amato alla follia sono stati i prodotti Nabla per il viso, ne ho tantissimi. Questa è la palettina dove più o meno ci ho inserito qualche cialda, ma ho qualche altra palettina dove ho altre cialde per il viso. Io ho sia i fard che anche le terre, ma anche gli illuminanti. Devo dire che mi piacciono tantissimo perché sono facilmente sfumabili e hanno un'ottima tenuta. Qui per esempio dovrei avere Angel, uno dei tanti illuminanti di Nabla, e li adoro. Questo ha una consistenza, forse ha una grana un po' più spessa, ma tutti gli altri hanno un'ottima sfumabilità. Così come sono fantastici, devo dire, i prodotti viso di Mulac. Anche quest'anno li ho usati tantissimo. Io ho un fard, i prodotti per il contouring e un illuminante. Questo è il Glowgasm, faceva parte di una collezione limitata. Questo è un illuminante pazzesco che, insieme agli illuminanti di Nabla e un altro illuminante che adesso vi citerò, veramente è stato pazzesco perché ha un finish quasi a specchio, davvero davvero ottimo questo illuminante. E un'altra conferma quanto ai illuminanti è lui, Mary Lou Manizer. Quando lo indosso effettivamente le persone mi chiedono cosa ho indosso, ed è lui. Ha una cremosità che si fonde a tutti gli effetti con la pelle ed ha un colore davvero unico, quindi non ho trovato un prodotto che possa essere appunto paragonato a lui. Un altro fard che ho usato tantissimo, anzi dov'è? Vabbè, una terra che ho usato e ho continuato a usare e che sto praticamente terminando è la Chocolate Soleil di Too Faced. Io ho probabilmente la prima, quella che faceva parte di una collezione limitata, ma in generale mi sento di consigliare tutta la linea di Too Faced per quanto riguarda i bronzer, perché sono fantastici e hanno un'ottima sfumabilità. Poi, dei prodotti che devo citare perché da quando li ho, praticamente li ho usati sempre, sono i prodotti del marchio We Makeup. Io ho usato tantissimo il loro bronzer con l'illuminante. Questo è stato il bronzer e l'illuminante che mi ha accompagnato durante l'estate. Qui abbiamo il bronzer, qui abbiamo un illuminante molto molto champagnoso ma molto delicato, non è paragonabile a Mary Lumanizer, ma comunque è molto molto bello. L'ho portato con me in vacanza e infatti si vede che praticamente l'ho usato e ha un'ottima sfumabilità, davvero davvero bello questo duo. Così com'è eccezionale il loro fondotinta colato Atacama,
la colorazione, la linea è lo Steel Foundation, è un fondotinta compatto in crema. Io devo dire che non ho mai usato i fondotinta compatti in crema perché avevano sempre una texture piuttosto spessa. Questo è fantastico, si fondeva completamente con il mio incarnato e l'ho usato addirittura in estate, quindi comunque una tipologia di fondotinta che ho usato tranquillamente anche durante un periodo molto molto caldo. E tra l'altro alle volte lo usavo quasi come correttore per le macchioline e lo sfumavo un po' sul resto del viso, poi ne basta davvero pochissimo. Comunque l'ho terminato perché si vede la cialda al centro, e questo quando arriverà sicuramente settembre-ottobre, questo io praticamente sì, l'ho usato tantissimo durante il periodo estivo, settembre e ottobre, perché comunque è una tonalità piuttosto calda, l'ho adorato. Quindi questo è un brand che mi sento di straconsigliare, e adesso vi parlo di qualche altro prodotto di questo brand. Vediamo che altro. Passiamo ai prodotti occhi. Ora, per quanto riguarda le palettine, io non sono più un amante delle palettine, nel senso che da quando ho scoperto le ciandine di Nabla, praticamente non compro più ombretti, compro solo i prodotti, gli ombrettini di Nabla. Ne ho tantissime, proprio queste sono tutte le palettine che ho, e me ne mancano altre due. Alcune, forse una è vuota, perché io poi alle volte me le compro le palettine delle edizioni limitate perché magari sono carine, e quindi poi faccio il cambio ogni tanto. Comunque li ho praticamente tutti. Devo dire che quello più usato, e si vede probabilmente, è il marrone. E il marrone, questo qui in basso, che si chiama Wild. Questo è praticamente scavato, è bellissimo proprio perché non è un marrone troppo scuro. Ma sta registrando? Beh. Non è un marrone troppo scuro, e l'ho usato proprio in quantità industriali. Un altro, ne ho davvero tanti, quindi non so proprio come farveli vedere, perché le ho in tutte le tonalità: questa con i blu, quella con i rosa e i viola. Ne ho tantissime proprio di cialdine Nabla. E un altro ombretto che ho usato tantissimo, di Puro Bio ne ho solo uno, però devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Appunto, sto parlando degli ombretti di Puro Bio. Io ho quello bronzato, fantastico, hanno una pigmentazione eccellente, quindi mi sento di consigliare anche queste, le cialdine di Puro Bio. Però devo dire che in Nabla restano il top, secondo me. Infatti devo dire che non ho comprato palettine, non ne ho proprio, secondo me oramai non ha più senso acquistare le palettine. I gloss di Nabla mi sono piaciuti tantissimo. Questo è quello che utilizzo di più, quello azzurrino, che si chiama Surf, mi piace tantissimo, e anche da solo mi rendo un po' le labbra grigiastre, ma è bellissimo, hanno un'ottima tenuta e sono molto molto idratanti per le labbra. Un prodotto che continua a essere una conferma è il MAC Prep and Prime, fantastico per far durare di più i rossetti e idratare le labbra. Io lo adoro, quindi continuo a ricomprarlo. Altra conferma del 2016 sono i rossetti di Bourjois della linea Rouge Edition Velvet, probabilmente la linea migliore di Bourjois. Sono dei rossetti liquidi velvet, non si asciugano mai completamente, ma comunque sono velvet, quindi hanno comunque un effetto velluto opaco, ma non seccano affatto le labbra. Io li adoro, li ho praticamente tutti, e ahimè non ve li ho mai recensiti perché non ho mai avuto tempo. Cercherò di trovare il tempo e vi farò vedere tutti i colori. Un prodotto che ho scoperto bene o male tardi, ma che adoro tantissimo, sono
questi gloss di L'Oreal che però hanno un finish opaco. In questo momento non ricordo il nome della linea, quindi ve la scriverò, ma sono praticamente dei lucida labbra che si asciugano, diventano opachi e hanno comunque un'ottima tenuta. Questa è la tonalità più nude, ma la mia tonalità preferita è un'altra. Ho fatto un post sul blog, quindi vi rimando a quel post, stra promossi. Così come mi sento di promuovere le due tinte. Due sono, io non, sapete, non amo particolarmente le tinte perché su di me durano veramente pochissimo. Queste però hanno un'ottima tenuta. Ho provato la formula classica vecchia ed è questa qui, questa è la tinta di Mulac Old School, ma ho provato anche la nuova formulazione. Della nuova formulazione ho in My Birthday Sweet, che avevo acquistato anche nella versione classica, nella prima, diciamo, formulazione. La prima formulazione della tonalità nude non era eccezionale perché mi creava proprio una righetta grigiastra vicino alla mucosa labiale, cosa che adesso non succede più. E in ogni caso con il rosso invece mi ero trovata benissimo fin dalla prima formulazione, quindi io comunque mi sento di consigliarle perché sulle labbra non si sentono affatto e hanno un'ottima tenuta. Così come hanno un'ottima tenuta le tinte di We Make Up. Di queste ve ne devo ancora parlare, ve ne parlerò in un video specifico perché ho anche le due nuove tonalità metalliche che sono bellissime. Queste sono dei rossetti liquidi a lunga tenuta, opachi, hanno un applicatore bellissimo, un po' a cucchiaio, comodissimo. Quella che indosso è questa qui, vi dico il nome. Mi sono confusa, non ho Filicudi Violet ma ho sulle labbra Stromboli Purple, ecco questo è il colore che ho. Quest'altro invece è un rosa un po' più chiaro, bellissima. E hanno un'ottima tenuta, non danno fastidio sulle labbra e se durano a me vuol dire che durano a tutte quante. Poi per quanto riguarda invece i rossetti, quest'anno io ho acquistato solo Diva Crime, quindi solo Nabla. Ho gli ultimi, le ultime uscite, ma anche le quasi tutte le colorazioni dei Diva Crime e mi sento proprio di consigliarli perché hanno un'ottima tenuta, non danno fastidio sulle labbra e hanno questo finish leggermente vellutato, semi-opaco, che comunque non dà fastidio alle labbra, quindi stra promossi. Mascara, il mascara dell'anno è stato sempre lui, il Pupa Vamp. Devo dire che l'ho riacquistato, anche la formulazione waterproof, ed è quello che ho usato di più insieme probabilmente all'Ultra Tech di Kiko e il Lash Princess di Essence e poi il solito I Love Extreme, ma devo dire che questo è stato quello che ho ricomprato di più in assoluto. Infine, come prodotti per le sopracciglia, i prodotti Nabla, sia le Brow Divine che i POT. Io ho tutti i POT e ho due Brow Divine, io ho Mercury e Neptune che mixo e mi sono trovata divinamente anche con i Brow POT perché sono comodissimi da applicare con un pennellino, sono waterproof, mi resistono tantissimo e quindi sono strapromossi. Come ombretti devo dire o in crema, io ho usato tantissimo i soliti due paint pot di MAC che ho, Verstadi e Perky, uno un po' più rosato, l'altro invece più champagnoso. Gli ombretti Cream Crush di Kiko, ne ho diversi, ma comunque quelli che ho usato di più sono lo 05 pieno di glitter, aspettate che ve lo faccio vedere, questo qui, e poi il Burgundy, lo 03, bellissimo. E sono fantastici, mi piace proprio il fatto che siano cremosi e che si fissano solo dopo un po', quindi sono facilmente lavorabili. E poi loro, i
cream shadow di Nabla, io ne ho diversi, ma conto di non comprarne altri semplicemente perché comunque non hanno il PAO è di circa 6 mesi. Per esempio quello che non ho usato, che ho usato pochissimo, è stato Aurora, e un po' mi dispiace perché comunque è un bel colore, ma preferisco, diciamo, usare, e io ho tutte le tonalità più neutre. Conto comunque di non ricomprarne altre perché voglio finire prima questi qui, proprio perché il PAO è veramente veramente basso, quindi ho paura che si secchino. Ho usato molto underpainting come base su tutta la palpebra, anche se è quello più difficile da sfumare. Christine è bellissimo, è una tonalità rosa molto molto luminosa, e poi ho usato Bakery nella piega dell'occhio come marrone, e Birk invece con una tonalità un po' più nocciolata. Sono bellissimi, ma hanno un unico difetto, una bassa, un basso PAO, ecco, se così si può dire. Bene, io penso che sia più o meno tutto. Bene, io direi che questo è più o meno tutto. Vi ho fatto una carrellata di tutti i prodotti che ho usato di più quest'anno, e fatemi sapere ovviamente quali sono i vostri top del 2016. Io saluto Serena, a cui mando un bacio grosso, vi aspetto con i commenti, vi mando un bacio grosso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!